Buon pomeriggio, Maggiore Palmitano. Come sta intanto? Ormai è ora di cena, credo, a Mosca, vero? Generale, buonasera. Sì, qui sono già le 9 di sera, quindi è già ora di una cena all'italiano un po' sul tardi. So che è l'ultima occasione che ho per salutare lei prima della partenza, quindi il 28 la seguiremo alle 22 ore italiane qui dalla nuova sede dell'ASI per quanto riguarda questo lancio che avverrà, e sicuramente per lei sarà una grande emozione, ma sarà una grande emozione per l'Italia, sarà una grande emozione per gli italiani, una grande emozione per l'aeronautica. Sono qui immerso nella sala operativa dell'aeronautica militare e tutti gli astanti la stanno guardando con ammirazione per quello che è riuscito a fare per la nostra Italia, quello che è riuscito a fare per la nostra aeronautica in termini di passione per l'attività che svolge, in termini di, ripeto, competenza, perché ha dimostrato attraverso questa altissima qualifica una competenza straordinaria. Credo che lei farà il volo più lungo, questo è il volo che inizia a fine mese e dovrebbe finire a novembre. Adesso quindi rimarrà nello spazio parecchio tempo. Mi dica un attimo, adesso le dirò passo, mi dica un attimo quello che è stata la sua presentazione, quello che la sua preparazione, quella che è stata la sua emozione e quant'altro. Passo. Attraverso lei vorrei ringraziare tutta l'aeronautica per il suo voto immancabile e impagabile, qualcosa che soltanto chi può essere nella mia posizione può comprendere. Il 28 maggio inizia la missione più lunga per l'Italia, è vero, sono 168 giorni in assenza di gravità, per il quale mi sono addestrato negli ultimi 3 anni, un addestramento molto lungo. La fortuna ha voluto che le mie competenze come pilota dell'aeronautica e come soprattutto come pilota sperimentatore dell'aeronautica militare venissero compensate con questo ruolo, perché una parte importantissima, sebbene piccola, ma molto importante, è quella del lancio e del rientro. Per la prima volta, il 28 maggio, la navetta Soyuz farà un aggancio rapido, cioè a tracco, con un equipaggio, il primo non russo ad effettuare questa missione, che di fatto è un test, ed è molto importante comprendere che per i russi lasciare un incarico così importante come eseguire un test completo a un non russo è stato veramente un grosso risultato che parla delle competenze italiane e di come il sistema Italia, quando funziona veramente bene. Lei saprà probabilmente che tutte le comunicazioni all'interno della navetta e con il centro di controllo di Mosca sono fatte in russo, quindi per me è stato un impegno molto importante apprendere il russo a un livello sufficiente da poter gestire in maniera indipendente la missione, in quanto come copilota ho dovuto ottenere le stesse qualifiche del comandante. Sulla stazione 6 mesi intensissimi, a detta di molti esperti, fra cui il mio direttore di missione, è una delle missioni più intense che sono state sviluppate negli ultimi anni. Abbiamo una serie di attività uniche, abbiamo l'arrivo della navetta europea ATV, di cui io sono l'operatore principale, seguito subito dopo dalle 2 attività extraveicolari, di cui insieme al collega Chris Cassini sarò protagonista, sono impegnato in questa attività nuovissima per l'Italia. Dopodiché tutta una serie di navette che arriveranno durante i 6 mesi, arriverà quella giapponese, 2 russe, più la prima orbital americana con il contributo italiano importantissimo, per non parlare di tutta la scienza che faremo a bordo della stazione, circa 150 esperimenti nel corso del 6 mesi. Passo. Lei sarà il primo italiano a fare un'attività extraveicolare. Come si è preparato e soprattutto quale sarà poi l'esperimento
più impegnativo, più curioso che dovrà fare nello spazio. Passo. Per quanto riguarda la preparazione relativa extraveicolare, io ho passato circa 130 ore sott'acqua in uno scafandro identico a quello che utilizzerò nello spazio. Queste 130 ore sott'acqua sono divise in circa 20 missioni, circa 20 immersioni, ognuna della durata di 6 ore. Sott'acqua l'addestramento funziona, penso che sia copiato da quello che noi facciamo in aeronautica, ovvero le prime missioni servono a comprendere come si muove lo scafandro. La tuta spaziale è di fatto un veicolo a tutti gli effetti, perché è dotato di un suo sistema di controllo, ha un computer che gestisce l'atmosfera interna, ha una pressurizzazione, ha persino dei motori. Quindi le prime immersioni servono a comprendere come muoversi intorno alla stazione, quali sono i punti di forza e i punti deboli dello scafandro. Dopodiché inizia la preparazione, diciamo, la limited combat ready, e sarebbe la gestione dello scafandro per svolgere dei piccoli compiti, quindi muoversi da una parte all'altra per installare dei piccoli esperimenti o attrezzature necessarie a sostentamento della stazione. Dopodiché la parte più impegnativa è quella, sono le ultime missioni in cui sott'acqua effettuiamo al completo la coreografia di quello che andremo a fare poi in orbita. Nel mio caso sono due uscite di circa 6 ore e 30 l'una, in cui completeremo la configurazione della stazione. Prepareremo la stazione all'arrivo del modulo MLM russo, che completerà l'assetto russo della stazione, quindi ha bisogno di una serie di impalcature e di cavi che dovranno essere installati da me e dal mio collega per permettere l'arrivo dell'elettricità e dei dati a questo nuovo modulo. Dopodiché saremo impegnati sia a sostituire e a riparare alcune cose che negli anni si sono degradate, delle videocamere, delle antenne, e poi ultimo, ma non per ultimo, portare dentro degli esperimenti che sono stati esposti al vuoto negli ultimi anni e che poi verranno riportati a terra. Per quanto riguarda gli esperimenti, a me piace moltissimo parlare di un esperimento italiano. Innanzitutto perché è la prima volta che verrà fatto sulla stazione, e poi un esperimento particolare perché è un esperimento di combustione. Noi sulla stazione, come sulle navi, abbiamo una paura tremenda degli incendi e del fuoco, per cui poter bruciare qualcosa è un esperimento sempre un po' particolare. E poi questo esperimento è un esperimento importantissimo perché ha delle ripercussioni immediate sulla Terra. Si tratta di studiare la combustione di combustibili biologici e di cercare la combinazione che riduca al minimo le emissioni tossiche. Per cui in questo momento in cui si parla tanto di economia verde e di ecologia, questo esperimento che si chiama Green Air veramente dà la possibilità di portare la tecnologia italiana all'avanguardia anche in questo campo. Passo. Sono contentissimo nell'apprendere che ci saranno esperimenti italiani di tecnologia italiana, sono molto soddisfatto. Ricordo che Armstrong, quando atterrò sulla Luna nel lontano o vicino 1969, portò una immagine della Madonna di Loreto, immagini che Dante, per quello che lei farà, questo volo diciamo nello spazio, ha utilizzato una sola volta nel paradiso, credo che sia al canto numero 4, un termine utilizzato una sola volta che si india, quindi il discorso di indiarsi. Ecco, lei avrà la possibilità come astronauta di giungere più vicino alla dimensione celeste, quindi si ricordi di portare la Madonna di Loreto con sé
della stazione spaziale. Sono molto contento di questo, la seguiremo per qualsiasi esigenza. Lo Stato Maggiore, qui la sala operativa, è a sua disposizione per qualsiasi messaggio. Va bene, e adesso in chiusura voglio solamente inviarle il caro saluto di tutti gli uomini e le donne in azzurro che vedono nella sua missione la passione dell'aeronautica per questo tipo di attività, e naturalmente il saluto degli italiani che la seguiranno attraverso le TV, attraverso i giornali, attraverso i media. Quindi in alto col cuore, in alto con la stazione spaziale, ma sempre con i piedi per terra quando ritornerà. Passo. Signor Comandante, le sue parole mi toccano veramente nel profondo, sono parole bellissime, ha citato persino Dante, è un concetto bellissimo. Io spero soltanto di poter essere degno della confidenza che è stata riposta in me dall'aeronautica e dal paese. Il mio impegno è quello di fare il massimo. Io darò tutto me stesso per poter raggiungere il risultato che ci si aspetta da un ufficiale dell'aeronautica e da un italiano. Dopodiché vedremo fra 6 mesi se sarò riuscito nel mio compito. Signor generale, io credo che tutti i piloti che hanno sempre la testa tra le nuvole e sempre lo sguardo verso l'azzurro sono forse quelli che più che altri riescono a tenere i piedi ben fissi a terra. Quindi con questo la ringrazio ancora una volta del suo interesse, della sua cortesia e delle sue stupende parole. Bravo, in gamba, siamo tutti con te. Ciao Parmitano. Buonasera signor Comandante, grazie ancora.